Buon pomeriggio dal TG 2000. L'Argentina saluta Maradona. Lunghe file alla Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente. Proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Un'insufficienza cardiaca acuta alla causa della morte. Oggi la sepoltura. Maradona riposerà accanto ai suoi genitori. Papa Francesco ha inviato un rosario ed una lettera ai suoi familiari. A Napoli, notte insonne per il tributo al campione argentino, manifestazioni, flash mob e cortei improvvisati per il Pibe de Oro, processione di tifosi di tutte le età anche questa mattina allo stadio San Paolo. Il sindaco De Magistris ha confermato la volontà di intitolare l'impianto a Diego Armando Maradona. Via libera praticamente unanime della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio. 552 favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti. Il centrodestra vota compatto assieme al governo dopo un lungo lavoro di cucitura del testo e Berlusconi sottolinea accolte tutte le nostre proposte. Il contrasto al coronavirus, i vaccini potrebbero arrivare prima di Natale e saranno a disposizione del personale medico e sanitario. Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag. Per la cancelliera tedesca la battaglia però non è ancora vinta e non dobbiamo abbassare la guardia. In Turchia 337 le condanne all'ergastolo emesse oggi ad Ankara, al termine di uno dei principali maxi processi per il fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016, cui si riferiscono le immagini che state vedendo. Tra i condannati ci sono decine di ex alti ufficiali e piloti di jet delle forze armate. Martedì prossimo, 1 dicembre, si svolgerà in videoconferenza una sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente. Dopo l'introduzione del pro-presidente Monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole, i lavori prevedono una riflessione e una condivisione sulla situazione legata alla pandemia da Covid-19, a pochi giorni dalla diffusione del messaggio dei vescovi alle comunità cristiane. E con questo è tutto, il TG2000 torna alle 18:30. Buon pomeriggio.